Noi siamo Tiziana, Federica e Pamela della seconda B. Allora, abbiamo iniziato con Tim, che prima di tutto vuole essere accettato dagli altri e per questo cioè, regalava anche la droga e poi cioè, non aveva vita sociale e non aveva nemmeno un rapporto familiare adeguato. Bruciando i vestiti di marca, dopo aver adottato la divisa, ha dato un taglio al passato. Tim dimostra di non avere un'alta percezione del rischio e infatti sale sull'impalcatura per disegnare il logo dell'onda. E poi ci sono anche due domande. Una è se la pistola era vera, e cioè se alla fine che fine ha fatto il professore e se in verità è finito nello stesso modo. Il professore adotta l'esperimento per far capire ai ragazzi che è possibile un ritorno della dittatura e perde il controllo sui ragazzi. Il professore fa presa per una serie di motivi, un motivo per essere uniti, una soluzione ai problemi, per eliminare le differenze personali, per un senso di appartenenza, per un obiettivo comune e da parte del professore c'è un desiderio di rivalsa, data la sua provenienza dalle scuole serali e la volontà di imporre ai colleghi e colleghi. È appoggiata però dalla preside che lo sostiene perché ha un buon rapporto con i ragazzi. Sistema la classe con la nascita dell'onda in modo diverso e il suo metodo di insegnamento ci è sembrato alternativo e ci è piaciuto perché da parte del professore i ragazzi partecipano più attivamente alla lezione e nell'ambito del gruppo si nasconde l'istinto di sopraffazione di ognuno di loro. E l'esperimento di autocrazia alla fine ha funzionato, nel senso che i ragazzi hanno capito che in qualsiasi momento poteva nascere una dittatura, a causa di xenofobia, globalizzazione, disoccupazione e ingiustizia sociale. Però è degenerato il tutto ed è finito in tragedia. E la conclusione della storia resta aperta. Brava!